Buongiorno a tutti, benvenuti per il ciclo di interviste per il decennale di sinestesia. Oggi il tema è la cultura e devo dire sono emozionato perché oggi abbiamo un ospite veramente speciale che sono sicuro che tutti conoscerete. Infatti è qui con noi Alessandro Barbero. Buongiorno professore, benvenuto. Buongiorno, grazie a voi. La mia emozione è assolutamente sincera, lei è un sacco di fan, devo dire, anche tra le fila dei nostri, insomma, dei nostri colleghi qua in sinestesia. Allora, la mia prima domanda è come si diventa Alessandro Barbero? Per una concatenazione di fattori in parte casuali, come tutto quello che ci succede nella vita, secondo me. E quindi un po' per volta, poi quando ci sono dei fattori che vanno a rivelare, come dire, delle potenzialità o delle capacità che uno neanche sospettava di avere, poi pian piano si viene instradati e alla fine si rimane incastrati dentro il ruolo che ci si è cuciti addosso, insomma. Beh, il caso però sicuramente anche tanto talento, tanta capacità, no? Che, di divulgare e di raccontare. Sì, ma io non l'avrei mai immaginato di averla questa capacità, nel senso che io ero un ragazzino timidissimo e poi mi sono avviato a una carriera di studioso e ho fatto lo studioso, poi per carità ho scritto, però a me è anche capitato di scrivere un romanzo 25 anni fa, ormai quasi in un'altra vita, di vincere un grande premio e di diventare famoso e di restare famoso per poche ore, come succede, o per pochi giorni, come succede in quei casi, e poi di ridiventare uno studioso completamente sconosciuto al grande pubblico. Quindi, insomma, non era predestinazione, evidentemente. E durante tutta gran parte della mia vita, appunto, non mi è mai venuto in mente che una delle mie capacità dovesse essere quella appunto di parlare in pubblico, di raccontare la storia, di fare delle lezioni di storia che sarebbero piaciute al grande pubblico. Quindi i nuovi media, in qualche modo anche internet, insomma, ha contribuito alla diffusione. Come è cominciato questo successo e come la fa sentire, no, questa notorietà? Dunque, in realtà è cominciato con un vecchio media, cioè con la televisione, diciamo, perché il primo passo in questa direzione è stato quando Piero Angela, dopo avermi chiesto qualche consulenza, mi ha proposto di andare in trasmissione. E tuttora ci vado, devo dire. Super Quark è uno degli appuntamenti annuali fissi. È nato con quello e poi è nato con la creazione delle lezioni di storia da parte di Giuseppe La Terza, prima all'Auditorium di Roma e poi nei teatri di tutta Italia. E tutto quello che io produco nasce in un altro contesto e tendenzialmente a contatto fisico con un pubblico. Internet in realtà è solo un potentissimo moltiplicatore. Chiaro. Ma professore, lei è esperto di Medioevo e spesso il termine Medioevo viene usato in accezione negativa, no? Per indicare qualcosa di fuori dai tempi, insomma, nel passato, di buio. Però sappiamo bene che il Medioevo non è soltanto questo, no? Il Medioevo è luci e ombre. Ha voglia di raccontarci tre invenzioni, tre avanzamenti della tecnologia che sono nate in quel periodo e che hanno cambiato l'umanità? Ma guardi, premesso che il Medioevo è molto lungo, cioè la stragrande maggioranza dei nostri antenati sono vissuti nel Medioevo, diciamo da Gesù Cristo in poi. E ovviamente, guardi, a me ogni tanto io racconto questa cosa, mi capita anche di raccontarla a lezione, e cioè immagina di trovarti davanti Giulio Cesare o Cicerone e di dirgli: guarda, la mia giornata oggi è stata così. Beh, mi sono svegliato, mi sono vestito, ho abbottonato i pantaloni, ho abbottonato la camicia, mi sono messo gli occhiali, ho sfogliato un libro per un po', poi avevo degli impegni, sono uscito, sono andato a lezione all'università, sono andato da un notaio per un contratto, sono andato in comune, avevo una pratica anche in comune,
Poi supponiamo di essere una persona che riesce a fare tante cose. Sono anche un credente, sono andato a messa, ho fatto due chiacchiere col parroco, poi sono tornato a casa, sono fatto una pasta asciutta, ci ho grattugiato un po' di parmigiano sopra. E poi dopo di nuovo ho sfogliato un libro e poi ho fatto una partita a scacchi. Ecco, immagini di raccontare questo a Giulio Cesare o a Cicerone, non capirà una parola, non sa niente di tutto quello che gli hai detto, non sa neanche cosa vuol dire sfogliare un libro, perché lui srotola dei rotoli di papiro, non ha idea di cosa siano gli occhiali, di cosa siano gli scacchi, di cosa vuol dire andare a lezione all'università, andare dal notaio, non ha idea di niente di tutto questo. Racconti tutto questo a un fiorentino del tempo di Dante Alighieri, capisce perfettamente tutto, compreso grattugiare il parmigiano sulla pasta asciutta. Quindi in realtà... Ed è appunto, sempre medioevo, diciamo, comunque è come... Medioevo, è sempre medioevo, poi ovviamente non sanno nel medioevo, non sanno cosa vuol dire farsi un caffè o cosa vuol dire accendere il computer, ovviamente, ecco. Certo. Però sanno, come dire, sanno cosa significa fare un assegno, fare un'assicurazione. Lei mi parlava di innovazioni tecnologiche, no? È tecnologia anche quella. Da un punto di vista dell'hardware c'è meno, indubbiamente. Forse gli occhiali sono la cosa più vistosa, effettivamente. Nonché, ripeto, il libro con le sue pagine da sfogliare, che nasce tra la fine dell'antichità e l'inizio del Medioevo, e che anche quello è un salto di qualità tecnologico enorme, visto che il libro di carta è tuttora la tecnologia più efficace che noi abbiamo per conservare informazioni e testi. Quindi nel Medioevo sono nate moltissime delle tecnologie, ma non solo, insomma, di tutte le cose che poi hanno plasmato fino ad oggi e plasmano tuttora il mondo, sì, no? L'umanità. Dei nostri modi di certo. Vita moderni, sono nati tutti i paesi delle nostre campagne. In qualunque paesino italiano uno va a vedere, vabbè, quando nasce, quando è che abbiamo per la prima volta esisteva questo paesino nell'antichità? Nemmeno per idea, ma nel Medioevo esisteva, e di solito in qualche archivio ci sono dei documenti che raccontano di chi viveva in quel paesino, non dico nell'anno 1000, ma nel 1200, nel 1300, sì. Sono nate le nazioni e le lingue che parliamo. Nell'antichità non c'erano mica gli inglesi, i tedeschi, i francesi, ma nel Medioevo sì. Che c'erano, come?